Buongiorno. Buongiorno amici di Database. Oggi è lunedì, quindi dalle 2 alle 3, come sempre, il nostro database di Altere Chetti. Bene, i contatti come sempre li vedete qui sotto, il numero a cui scriverci gli sms è il 338 81 11 877. È successa una cosa molto sgradevole questo weekend. Ebbene sì, non vi dico niente, abbiamo la testimonianza, quindi guardatevela. Incazzata, ma stava ridendo come due spastiche. Non ce la possiamo fare. Sorella, amica. Vacca, quante menate che mi hai dato. Mignottona. Ringraziamo gli Acid Brains. Esatto. Oggi parleremo proprio di litigate, di rabbia, soprattutto di rabbia. Quindi come partire se non con i Sepoltura che ci fanno molto scatenare. Ruth, Bloody Ruth. Sepoltura. Non partono? Sepoltura? È partito! Scusate! Sepoltura! Oh. Yeah. E questi erano i cattivissimi Sepoltura con Roots, Bloody Roots. Subito, pronti via, vogliamo ringraziare gli Acid Brains, i cervelli acidi, che sono questa band punk rock, io la definirei, che ha voluto Altere Chetti tra le comparse dei loro videoclip. Quello era non era ancora il videoclip, era un'anteprima, un filmato estratto, diciamo così, dove appunto io e la mia socia ci siamo menate, tra l'altro menate veramente, ci siamo fatte anche molto male. Sì, sì, cosa è successa lo scorso weekend? Noi infatti settimana scorsa Database siamo arrivate veramente piene di graffi. Ma mi hai fatto male, mi hai graffiato e tu mi hai fatto un livido qua, insomma, disastro. Quindi questo videoclip degli Acid Brains, quindi, che vi consigliamo di andarvi a cercare su tutti i motori di ricerca, ci conduce, ci collega anche al discorso che vi vogliamo proporre oggi per quest'ora qui su Rock TV, ovvero parliamo di rabbia e quindi così facciamo riferimento a tutto quello che riguarda la musica e la rabbia, ovvero qual è il brano in assoluto che usate per scaricare la tensione? Quindi qual è quel brano, quel genere musicale, anche se volete quel gruppo, che ascoltate quando siete incazzati, neri? Esatto. Dov'è? Lì. Perfetto. Tra l'altro noi oggi abbiamo fatto una scelta di videoclip tutti molto violenti e strong proprio per rimanere in questo stato di tensione generale pazzesca. Salutiamo anche Jack. Ciao, ciao Jack. Ciao ragazze. Ti è piaciuto il video in cui Altere ci meniamo? Sì, volevo vedere la fine qual è. Lo scoprirete solo vivendo e informandovi. Quindi mi raccomando, 338 81 11 877, qual è il pezzo che sentite quando volete scaricare la tensione e siete incantate? Noi intanto scarichiamo un pochettino di tensione, noi ci ascoltare un'altra di quelle band veramente, veramente forti, potenti e violente, sono gli Arch Enemy con Nemesis. Poi ritorniamo e ascoltiamo quello che avete da dirci. Senti, noi questa che vocina che ha. Senti. Nemesis, sì, degli Arch Enemy, insomma, ragazzi, che potenza, che violenza. Dovrebbe farsi quei 2-3 euro soldi Flumicil, che magari gli passa quel problemino che ha un po' catarroso. Arrivo subito, vai in missione. Ok, noi adesso andiamo a prendere un oggetto fondamentale per questa puntata, perché stiamo parlando di rabbia, quindi nel frattempo che lei torna forzuta con l'oggetto in questione. Vi ricordo che stiamo parlando di rabbia, quindi vogliamo sapere da voi tutti quei videoclip tutte quelle canzoni che vi fanno scaricare la tensione nel momento in cui siete incazzati come delle iene. Vai Jack. Leggici qualcosa dei nostri amici all'ascolto. Ciao ragazze, quando io sono incazzato ascolto Cowboys from Hell dei Mitici Pantera. Okay, basta. Mi aiuta a scaricare la mia rabbia. Un bacio da Nick. Bella, tra l'altro Pantera presente nella nostra scaletta. Arrivano i Panteria. Sì. Vai Jack. Poi
Canzone incazzata per scaricarmi o per caricarmi prima di una partita. Bullet in the head. Comunque che ti porta tua sorella in studio una volta, ti prego, prima. La sorella. C'è la sorella di Katy, cioè già ce l'hai, ci manca pure che arriva la sorella Alteria, anzi Ignazia la rossa, perché ormai mi chiamo così, che fine fa? Scusate, io mi sono presa come complimento la non rossa da una persona che spero non sia all'ascolto a questo punto, altrimenti faccio un bel funk di quelli amichevolissimi. Vai Jack. Chelsea smile, bring me the horizon, and I don't wanna stop the Ozzy. A palla sono una tocca sana per gli incazzati. Ragazzi, senza saperlo vi stiamo accontentando. Sarete felici perché la scaletta di oggi include tutti questi nomi che state facendo. Ehi già. Ancora Jack, ancora non ci basta. Io ascolto tutti i giorni death metal, è la mia passione. Quando sono tremendamente incazzata ascolto i Vital Remains oppure i Cannibal Corpse. Però l'incazzatura passa poco, perché dopo poco arriva mia mamma in camera e mi spegne lo stereo. Un bacio da Giulio. Quindi ti girano comunque le palle, vabbè. Allora, vediamo un video fighissimo, loro sono i Killswitch Engage. Really strong. Bene. Wow. Killswitch Engage, la mia ultima serenata, ovvero My Last Serenade. Dico brava? Dici. Beh, bravissima. Era bello violento anche questo. Yeah. Oggi siamo incazzose. Questo è il termine intro della giornata. Intro e outro così simil romantici, ma poi bello incazzato duro in mezzo. E noi vi ricordiamo, tra l'altro, che questo nome che vedete qui sotto, ovvero Katy e Alteria, è anche il nome con cui ci potete trovare, adesso ti meno davvero, su internet, su MySpace, su Facebook, Katy Alteria, Alteria Katy, giratela un po' come cavolo vi pare, basta sì, che ci venite a trovare oltre quest'ora e oltre l'ora di replica che tutti i lunedì c'è dalle 20 alle 21. A questo punto, caro nostro Jack, nostro amico, amato, benvoluto Jack, leggi gli sms. Ci voleva proprio questa puntata, anche perché sono incazzata nera. Era un sms. E dopo essermi spaccata le nocche contro il muro, ora ci vuole sano metal, con riff pesanti, batteria a manetta e growl pesantissimi che accompagnano le mie urla. Un saluto da Libertina. Grande. Ammazza, vedi? Oh, Libertina. Ammazza, oh, per le nocche? Beh, aiutami, non lo so. Le nocche. Stai scherzando? Così ho questi fantastici guantini che sono sempre molto utili e quando devi picchiare qualche pugno. Nocche, lo sapevo. Comunque comprali. Vai, Jack. Io per scaricare la rabbia ascolto gli Slipknot. Sono grandi. Ciao da Carlo. Ciao Carlo. Allora diciamo anche la nostra. Non l'abbiamo messi però. No, infatti siamo proprio stupide. Stolte.